Salve a tutti e bentornati in questo nuovo episodio del Let's Play di Phoenix Wright Ace Attorney. Riprendiamo dopo la fine del primo giorno di processo a Willpower. Con appunto abbiamo avuto la rivelazione shock che la Holbeck stava coprendo il fatto, stava mentendo sulla presenza di. Stava nascondendo la presenza di pezzi grossi della produzione negli studios nel giorno in cui è avvenuto il delitto di Emmer. Ecco, ce l'ho fatta. Emmer, come si chiamava di preciso? Testa, il povero Jack Emmer. E quindi, beh, tutto ciò è avvenuto nello studio 2, quindi abbiamo intenzione di andarci molto velocemente. Detto questo, iniziamo sperando che gli inquilini del piano di sopra non si mettano a ricommettano a spostare le seggiole. Che giornata. Non è il momento di riposare, Nick. Sì, tranquilla, Maya. Senti, credi che VP abbia qualche speranza? Decisamente. Immagino dipende tutto dalle persone di cui siamo appena venuti a conoscenza. Sì, saranno di sicuro colpevoli. Registro del produttore? Sì, loro. Beh, allora che cosa stiamo facendo qui? Andiamo subito agli studi. Esattamente quello che ho intenzione di fare. Ingresso ai Global Studios. Holbeck, non ammazzarci, ti prego. Non c'è. Ah, meno male. Ah, già, hanno trattenuto la guardiana. Immagino non ci sia nessuno che possa prendere il suo posto. Ehi, nel posto di guardia, ha lasciato le. Non farlo. Non farlo. Beh, non avevo intenzione di mangiare. Brava. Ok, dunque, studio 1 esterno, presumo. Ok, Nick, sembra che oggi il detective Gancho. Direi di sì. Probabilmente è sepolto dalle scartoffie dopo quello che è successo oggi al processo. Allora, Nick, ricordi quello studio di cui abbiamo sentito parlare? Sì, infatti, volevo andarci. Esatto. Sì, mi pare abbiano detto così. Chissà, forse oggi ci sono i registri e tutti gli altri là. Speriamo. È la nostra occasione, Nick, andiamo a dare un'occhiata. Studio 2 esterno. Ottobre, ingresso dello studio 2. Ci hanno pranzato, direi. Ma questo è lo studio 2. Così hanno detto. A dire il vero, non ha molto l'aspetto di uno studio, non credi? Sono d'accordo. Ehi, guarda, là c'è un prefabbricato. Sembra molto robusto. Non credo sia un semplice elemento di scena. Ma siamo certi che questo sia uno studio? Proviamo a vedere se si riesce ad entrare. Ok, brava Maya all'attacco. Sposta. Oh, beh, è chiuso. Nope. Oh, peccato. Finestre. Guarda più da vicino, pare che il prefabbricato sia qui da molto. Non credo che faccia parte del set temporaneo di qualche film. No, non è possibile entrare alle finestre. Piatti, qualcuno ha da dire qualcosa? Dopodiché abbiamo mangiato qui, il produttore e il regista, sì. Non è rimasto più niente nei piatti e anche qui ci sono mangiate le belle fiorentine. Brave. Quanto parte la carne offerta a queste parti? Ehi, una fiorentina non si fiuta. Amen, sorella. Però c'è qualcosa che non quadra. Cosa? Io non lo so. So solo che c'è qualcosa di strano. Camioncino, c'è qualcuno dentro. Ah, pensavo fosse una specie di camper, invece era un furgoncino per le attrezzature fotografiche. In buone condizioni, senza problemi. Bene, allora andiamo a fare un giro. La strada è bloccata all'albero. Certo, se Phoenix non ha la patente. Perché mi ha. Cosa diamine? Ok, quindi direi che non c'è più nemmeno tanto da visualizzare qui. Forse questo inceneritore per far sparire le prove. L'abbiano appena sistemato, però è già coperto dalla polvere. Immagino che non lo puliscano molto spesso. Potrebbe essere un punto chiave questo inceneritore. Detto questo, qui non c'è nessuno, quindi proviamo a tornare studio dentro gli studio 1. Lo studio 1. C'è qualcuno? Se c'è un crimine, voglio andare via. Sì, andiamo. Anche perché non c'è nessuno.
Stiamo già finendo le opzioni, quindi proviamo ad andare nel camerino. Magari c'è qualcuno nella zona dipendenti. Complimenti all'ditta di pulizia, o comunque sai chi fa le pulizie perché lì c'è ancora i resti del pranzo. Guarda, l'assistente. Ehi! Salve, siete gli avvocati VP, giusto? Ah, lì tra l'altro c'è anche la grata a cui è entrato il ragazzino. Ho sentito cosa è successo al processo. Siete stati davvero grandi. Ah, di nulla. Oh, ma si figuri. Non lo dica nemmeno per scherzo. Ma è vero che hanno arrestato la guardiana? Scusa. A dire il vero mi ha appena chiamato. Mi ha detto di chiudere lo scarico. Giustamente. Intendere quello? Direi sì. Accidenti, è disastro. Lo so. Non sono brava nei lavori manuali. Sono solo un assistente in fondo. Sì, però lavora con fondali e attrezzature scena, giusto? È giusto. Solo che spesso quando ho finito di sistemarli sono quasi da buttarvi. Complimenti. Beh, sono cose che capitano. Niente più per qua. Significa che non sa fare bene il suo lavoro? Cosa non... Bravo Phoenix. Oh, scusate, ora devo andare al posto di guardia. Devo comparire l'assenza della signora Holbeck. D'accordo, a più tardi allora. Buona fortuna nelle vostre indagini. Quindi esaminiamo un pochino se sempre ci sia magari qualcosa di particolare qui. Così il ragazzino che si è parlato al processo entra a quello scarico? Direi di sì. Guarda, hanno chiuso in fretta e furia. Ehi, Nick. Sai quello scarico che ho scoperto? Esatto. Penso lo abbiano fatto per questo. Però un pochino mi dispiace per lui. Vuole togliere nuovo con la grata? Davvero, Nick? Possiamo farlo? Direi di sì, così magari potremmo avere la possibilità di parlare anche col ragazzino, no? Ehi, sai Nick, a volte sei davvero un tipo a posto. No, no, questi avrei dovuto dirti di no. Ecco, ora è una cowboy. Ora quel ragazzino sarà felice. No, ora potremo litigare per bene con quel ragazzino. Quindi ok, abbiamo aperto la grata, la bici non credo che c'entri nulla. Proviamo quindi a spostarci. Prima, visto che ci siamo nel camerino, magari si trova qualcuno. Il detective magari. Potrebbe essere... No. O almeno questo è quello che dice il signor Powers. Sì. Immagino siano entrati mentre dormivo e lo abbiano portato via. Ma Nick, e se Powers fosse stato sveglio, che cosa avrebbe fatto allora l'assassino? Non ha tutti i torti. In effetti... Questa è un po' una cosa strana. Quindi andiamo all'ingresso del Global Studios, dove dovrebbe esserci, esatto, l'assistente. Oh, buongiorno. Oh, devo dire che qui sembra un po' fuori posto. È per i vestiti, vero? Pensavo i colori mimetici bastassero. Una specie di divisa gu da guardiana alternativa. Vabbè, visto che ci siamo, facciamo un po' di chiacchiere. Allora, come vanno le cose degli studi? È terribile, ci sono poliziotti dappertutto, ovviamente. Non mi lasciano nemmeno punire. Dicono che potrei inquinare le prove. Hanno ragione. Pensate, non ho ancora sparecchiato al giorno. Ok, hai anche risposto a uno dei dubbi che mi era venuto in mente. Poi come fate le ossa si trovano nella zona dipendenti? Sì, riuscite a crederci? Sì, decisamente. I bambini si intrufolano spesso negli studi? Beh, non credo che ce ne siano poi tanti in realtà. Vedo quasi sempre lo stesso. Rimane sempre in estasi davanti al set e scatta di continuo delle foto. Dovreste vedere quando si arrabbia la vecchia Holbeck quando lo vede. Però non riesce mai a acchiapparlo. Oggi al processo ho sentito una cosa. Pare che il regista e il produttore fossero qui il giorno dell'omicidio. Oh, mi dispiace. Ero nel magazzino del materiale di scena, quindi non li ho visti. Però ho sentito persone in studio 2. Fossero qui in questo, sì. Allo studio hanno fatto... Tutto per tenere cosa sotto silenzio. Misterioso, no? Il fatto per proteggere il regista? Più per il produttore, in realtà. Il produttore è la vera star da queste parti. Quella donna ha salvato gli studi da un disastro e li ha rimessi in carreggiata. Ecco, tornando al discorso che facevo l'altro giorno, questa persona potrebbe avere legami con la malavita. Se fosse stata per lei, dubito che saremmo ancora qui. Il produttore,
Direi di sì. Qualcosa da mostrarti, forse visto che hai la possibilità di... Esatto, lei lavora nel tuo servizio giusto riguardo l'arma del delitto, vuole dire la lancia da samurai? Esatto. Sì, attrezzo scena, ma è anche molto pesante. Qui, quando devo spostarla è un autentico supplizio. Sembra che sono una persona molto robusta, potrebbe usare una. Perché sono l'unica che viene in mente per il signor Power? Cosa ne pensa di... Potrebbe dare un'occhiata a questa fotografia? È il signor Power. Perché trascina gambe in quel modo? E da dove salta fuori comunque? Non sapeva né della fotografia né dell'infortunio di Power. Non importa. No, non voglio dargliela, voglio la tessera, voglio tenerla io. Non ho altre domande da farle allora. Mi sposto a questo punto al centro di detenzione. Direi che è l'ultima cosa. Magari possiamo parlare col signor Power. E infatti. Sala visite. Oh, signor Wright, volevo ringraziarla per prima. Di nulla. No, non c'è di che. A dire il vero, siamo stati fortunati. Nah, può dirlo forte. Meglio di no. Allora, VP, hai qualche idea che ci possa indicare la giusta direzione? No, mi dispiace. Ci dica tutto quello che le viene in mente, anche dettagli più insignificanti. Domani non potremo contare di nuovo sulla fortuna. Sì. Ok. Quindi, l'appassionato. Capita spesso che qualche ragazzo si intrufoli negli studi? No, non che io sappia. La guardiana non li vede di buon occhio. Ma nella testimonianza odierna la guardiana ha detto che ne vede spesso. I bambini vanno matti per il samurai d'acciaio. Non appena la guardiana si distrae, loro entrano. Immagino che funzioni così. Il regista era presente alla prova quella mattina? Sì, era lì. Stava spiegando come il samurai d'acciaio e il giudice oscuro dovevano muoversi. Perché non ce l'ha detto prima? Beh, è che gli studi ci hanno chiesto di non divulgare la cosa. Che strano. Questo è semplicemente assurdo. Odio ripetermi, ma Nick è un avvocato alle prime armi, del tutto inesperto. Va fantasca, la sua carriera non può finire così presto. Non finisce così presto. Capisco, ma è che parte. Non ci sta nascondendo altre informazioni, vero? No, che io mi ricordi no. Che poi stiamo portandosi dietro l'arma. Ci stiamo portando dietro una lancia da samurai insanguinata. A proposito dell'arma del delitto, sì. Quella lancia è molto pesante. Sì, direi proprio di sì. Non credo che una persona normale saprebbe maneggiarla in modo efficace. E quella lancia si è rotta durante la prova di quella mattina, giusto? Oh, sì. Ho inciampato. Sono inciampato? Oh! Sono inciampato, dovresti dire. Mentre eseguivo un calcio volante e ho rotto la lancia. Però la guardiana l'ha rimessa subito a posto. Corrisponde con quello che ha detto. Con del nastro adesivo. Lo sappiamo. A proposito di questa fotografia. Sì? Questo non è lei, vero? Ce l'assicura nel modo più assoluto, giusto? Esatto. Sono rimasto tutto il tempo a dormire nel mio camerino, lo giuro. Che avrebbe potuto indossare il costume? Il sostume si trovava all'interno. Ecco, questo è un punto che ha portato alla luce Maya che non è da sottovalutare. Sì, immagino che qualcuno sia entrato mentre dormivo e lo abbia rubato. Ma chi? Quindi, al momento non ho più altre. Aspettate, non avrei altre piste se non effettivamente vedere se per disgrazia. Qualcuno si è intrufolato? Non c'è nessuno. Cosa? Chi sei, belli? Forza. Noi. Aspetti, prima lei chi è? Te chi sei? Non è decisamente sospetta, secondo me. Come volete, le. Ma come... Oh, Lamers. Come fate a non riconoscere Salmane... Oh. Io creo lo Shoes, il samurai d'acciaio, è roba mia. LTC, leggete... Oh. Davvero? Lei è quel Salmanella? Mi scusi. È solo che lei ha un'aria così... Scusi.
No, tranqui, tutto rego, tutto al posto. Ti sto odiando di già. Smetti di parlare come se fosse. Non è internet questo! Che cosa c'è? Sta ciccina, guardandosi più da vicino. Grande, grande, Chiamo la polizia. Sono andato in palla, raga. Tutti i miei poteri. Sì, ecco, ci sono. La principessa rosa. Il segreto del samurai, la principessa rosa, guerriera di Little Old Tokyo. Che diam. Che sarebbe. Perché sarebbe Little Old Tokyo? Perché un nome tanto ganzo come. Non un nome tanto ganzo come New Old Tokyo. Ma senti, possiamo lasciare perdere tutto questo. Sì, infatti, voglio parlare con questo signore e so già che sarà un incubo. Giorno del delitto. Non ho notato niente il giorno. Di insolito il giorno del delitto. Oh, so chi siete belli. La Cerber vi ha detto tutto di noi, vero? Credo sia la guardia. Proprio così. È stata una giornata normale. Al mattino abbiamo provato una scena d'azione. Poi una riunione all'ora di pranzo nel prefabbricato dello studio 2. Esatto, durante l'ora di pranzo, presumo. Così tanto a fare non sono nemmeno riuscito a pranzare. C'è una Fiorentina quel giorno, vero? Yeah, che amarezza. Odio saltare il pranzo. Odio saltare la Fiorentina, io. Nick, ma come cavolo parla questo tizio? Non ne ho idea. Comunque, sono stato in riunione da mezzogiorno fino a dopo le 16. Ok, dunque durante l'ora del delitto, in teoria ero in questa riunione. Con i produttori e altri pezzi grossi della rete televisiva. L'ora del decesso del signore è stata fissata intorno a. Sono un grande perché lo dico, vado a controllare le cose prima che vengano dette. Se sta dicendo la verità, la riunione è un alibi inattaccabile. Ci parli di questa produttrice. Che era con lei alla riunione. Oh, vuole dire Diva Schizz? Quella donna è un genio. Che abilità, mi fa quasi paura. Ha risollevato questi studi quando erano un passo dal fallimento. È solo grazie a lei che sono riuscito a realizzare il samurai d'acciaio. Il giorno del delitto ero in riunione con lei, giusto? Yeah, eravamo insieme, belli. Da mezzogiorno alle 16, per tutto il tempo. Chi sarebbero preciso questi pezzi grossi che sento nominare di continuo? Oh, il capo della rete televisiva e alcuni sponsor. Più qualcuno nella produzione. Sono arrivati qui più o meno a mezzogiorno, ammassati dentro una limousine. Che tensione. Sono rimasti sempre con lei per tutto il tempo? Sì, purtroppo. Quei tizi sono una vera rottura, credetemi. Immagino che siano tutti testimoni attendibili. Direi di mostrargli le solite due o tre cose, quindi. Questo è VP, giusto? Esatto. Come fa a saperlo? Beh, ma guardate, dai, si vede da costume trascina la gamba. Oh, giusto, il regista era là, perciò conoscenza della caduta di Will Powers. E presumo che anche se gli mostro. Mi spiace, le cose non mi interessano, non le guardo nemmeno. Ok. Non ho niente altro da dire a questo punto. Qui ancora non c'è successo niente. Con te non credo che ci abbia molti possibilità di dialogo. Centro di detenzione, c'è qualcuno, qualcosa, nuova cosa di cui parlare? Assolutamente no. A sto punto potrei andare a vedere negli Studio 2 se troviamo la produttrice di Vasquez. Potrebbe non essere una brutta idea. Risposta è deserto. Nick, che cos'era quel rumore? Secondo me si è spalancata la porta del cabina, vero? Veniva ad entrare nel prefabbricato. Deve esserci qualcuno lì dentro. Ehi, c'è nessuno? Nessuno ha risposto. A me sembra una cosa parecchio sospetta, Nick. Entriamo. Non so se fare irruzione sia la cosa migliore. La porta è chiusa. Che cosa? E non abbiamo la chiave? No, ma probabilmente la troveremo al posto di guardia all'ingresso principale. Allora che cosa aspettiamo? Andiamo a prenderla.
Sì, ce la danno. E se starete ancora qui, nel prossimo episodio, Nebula out.